Analizzare insieme alle amministrazioni locali le aree di eccellenza, le criticità dei vari comuni e verificare se le nuove funzionalità del sistema territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani si coniugano con gli indicatori comuni europei, un focus per calibrare il percorso di crescita delle comunità in armonia con i principi del progresso sostenibile è stato realizzato nei 10 comuni della BAT. Ad Andria si è tenuto il primo incontro con la partecipazione del sindaco Nicola Giorgino e del presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani, Francesco Ventola. È importante tenere monitorato una serie di attività attraverso i sistemi riconosciuti e certificati come gli indicatori comunitari europei o comuni europei, e questo ci mette nelle condizioni di capire qual è lo stato dell'arte di alcune questioni che stiamo monitorando per poi, come dicevo prima, indirizzare le giuste risorse. La possibilità di stare nelle città attraverso anche la stampa, di comunicare quello che è lo stato dell'arte, beh, sicuramente è un'occasione importante, non solo nostro ma a servizio di tutto il territorio. Il progetto ICE, promosso dalla provincia, è stato realizzato grazie al suo sistema provinciale IBAT. La radiografia effettuata dalle curatrici ha riguardato gli indicatori dei comuni europei nella soddisfazione dei cittadini con riferimento alla comunità locale, alle accessibilità delle aree verde pubbliche e dei servizi locali, agli spostamenti casa-scuola dei bambini, fino alla gestione sostenibile dell'autorità locale e delle imprese locali, all'utilizzo di prodotti sostenibili. Andria, la prima delle città analizzate, si sono visti gli ottimi parametri rispetto al trasporto urbano, da migliorare invece gli accessi alle aree a verde pubblico. Si sono posti in essere delle politiche di mobilità che andavano nella direzione di incontrare sia quelle che erano le nuove direttive che erano state impartite dalla Comunità Europea, sia per cercare di agevolare quanto più possibile il percorso di mobilità dei nostri concittadini e tutti coloro che risiedono nella nostra comunità. Altro stiamo programmando di fare, atteso che abbiamo anche posto in essere una serie di iniziative che vanno nella direzione di favorire sia una sorta di mobilità pedonale ciclabile, sia una sorta di incentivazione di mobilità attraverso l'utilizzo di bus elettrici e quant'altro è necessario per andare incontro anche ad esigenze di carattere ambientale e quindi di impatto ambientale. È evidente che dall'indagine dobbiamo ancora implementare tutto ciò che insiste e riguarda soprattutto la realizzazione di area verde, nonostante abbiamo da poco terminato una riqualificazione del polmone più importante della nostra città, che è la nostra villa comunale, con un'estensione di circa 4,5 ettari, ma proprio per favorire un'interconnessione tra vivibilità quotidiana dei nostri concittadini e soprattutto utilizzabilità di aree verdi e tutto ciò che accompagna anche le strutture collaterali delle aree verdi, in modo da favorire sempre di più anche attività e azioni sportive e quindi una sorta di socializzazione dell'intera nostra comunità.